mancano essere pesi interessanti. Pesi interessanti, tre round da tre minuti. Allora, il primo a essere chiamato sul quadrato è Matteo Musarò. L'angolo blu. L'angolo blu. Eccolo qua, Matteo Musarò. Matteo Musarò. Poi tra l'altro i nostri amici che ci seguono da casa conoscono noi come siamo allocati come postazione, ah, certo. Quindi cerchiamo naturalmente di svolgere al meglio veramente la nostra telecronaca. Parlare, sì, con addetti ai lavori, con addetti ai lavori, in modo tale da poterci così oliare nei meccanismi sincronizzati. Intanto salutiamo Marco Paco, che è qui davanti a noi, anche se non lo vedete, davanti a noi il responsabile, il coordinatore degli arbitri per la CNA Federcombat, Commissione Nazionale Arbitri. Esattamente, e poi abbiamo il meglio degli arbitri della Muay Thai presenti questa sera, un grandissimo arbitro nazionale a mio fianco, Paolo Arduino, al commento tecnico, a cui do di nuovo la buonasera. La buonasera a te, ovviamente ridò la buonasera a tutti i nostri affezionati spettatori. Buonasera anche da parte di Piero Giannico, parte mia, e è una lunga serata, un ritorno alla normalità, ecco. Ci mancava la normalità delle 6 ore, sì, anche di più, cioè, di telecronaca. Io mi ricordo un campionato, non mi ricordo sinceramente se era un regionale nazionale, mi ricordo entrai a cominciare ad abitare e feci la foto allo schermo, perché anche un palazzetto dove si giocava a basket si chiama tipo le 8:06, mi feci quella foto 12 ore dopo, ma non erano sempre le 8:06, era 12 ore dopo. In ogni caso dobbiamo dire che ci sono delle belle sensazioni questa sera. Sì, no, obiettivamente sembra davvero un ritorno alla normalità, sembra banale dirlo, però è così. Inizia bello pimpante questo incontro. Inizia bello pimpante, sì, sì. Due atleti pronti a conquistare il titolo italiano e meno 75 kg. Quell'angolo blu, Matteo Musarò, all'angolo rosso Giuseppe Eboli. Musarò forse è un po' più mobile, però sono le prime fasi. E qui subito il primo acuto. C'è stata questa proiezione, però per me la presa era un po' bassa. Giuseppe Eboli. Adesso sta provando a studiare l'avversario. Ancora Eboli. Ha rischiato di prendere una ginocchiata in volto. Efficace Eboli, difficoltà un po' di più Musarò. Sì, ha rischiato di prendere una ginocchiata in volto. Adesso ancora Eboli. Guarda, prova a farsi largo con il calcio. Non può prendere l'abito a redarguire perché è una presa completamente scomposta. Cedere proprio di Musarò. Primo round che sta scorrendo abbastanza velocemente. Sì, diciamo se le danno vicendevolmente.
sicuramente uno spettacolo gradevole. Seconda al termine della prima ripresa. Interessante valutare questo primo set, proprio l'atteggiamento tattico di Musarò e di Eboli. Sì, nel senso, hanno iniziato tutti e due molto pimpanti, però nel prosieguo e anche nelle fasi finali il rosso ho visto più consistente. Proprio ripeto, una valutazione. Cioè, la prima ripresa, molto equilibrio visto in questo, sì, in questo round d'apertura. Secondo te può aver influito la, diciamo, questa pausa prolungata causa Covid? È indubbio che una pausa così prolungata ti fa perdere proprio la dimensione poi di ritornare sul ring. È come se quasi dovessi ritornare a scuola per imparare a fare cose che prima ti venivano più spontanee. Poi c'è da dire, se tu sei stato bravo comunque anche ad allenarti da solo e a fare... Tanto iniziava la seconda ripresa. E a continuare la tua routine, tanto di guadagnato. Poi comunque hai visto nella prima fase proprio c'era il blocco totale. Poi comunque chi è un atleta che o è professionista, comunque combatte per una federazione, ha avuto diritto ad allenarsi. Certo, ti alleni sempre con limitazioni. Si poteva stare più di tante persone in palestra, e ti ripeto, può portare a dover rivedere le tue routine come se dovessi imparare di nuovo a fare qualcosa che prima sapevi comunque fare bene. Vediamo adesso Musarò. Il rosso è più consistente. Guarda Eboli, ancora una volta Eboli! Come riesce a portare a casa punti. Ora Eboli. Potente ed efficace nei suoi colpi. Sì. Ancora Eboli, 1-2, 1-2 di Eboli. Blu tende a scoprirsi. Una bella sfida. Sì, no. Questo momento. Incontro bello. Li vedo già un po' stanchi. Però il blu che tende a essere più scomposto. Prende più colpi. Cioè, ne potrebbe evitare qualcuno. Nell'ultimo minuto, e questo l'ha anche sentito, perché adesso sta affondando i colpi proprio Eboli, così rischia il conteggio. Una bella sfida aperta. Ancora una ginocchiata al volto. Era vuoto. E comunque questi colpi che ha portato permetteranno al rosso di guadagnare il round. Adesso prende un po' basso.
vediamo naturalmente come terminerà il match. Termina qui la ripresa. Anche qui in equilibrio. Vedo qualcosina in più per il match. Comunque un match tutto sommato che sta rispecchiando quelle che erano un pochettino le premesse, cioè due atleti completi, due atleti che a un certo punto hanno capito di poter lavorare su determinati fondamentali e su quelli stanno provando a costruire la gara. Sì, ho visto, ti ripeto, come se ci fosse un'eccessiva stanchezza. Sai, sarà anche il fatto che comincia a essere pesi più importanti, perciò la se, comincia, se ti muovi troppo poi il fiato ti si accorcia. È maggiore. Sì. È anche un po' fuori stile, poi sei meno coordinato. Iniziata la terza e ultima ripresa. Perché uno si protegge, per esempio, il gancio destro. Match sempre più interessante, sempre più vivo, un match sempre più da la finale. Il rosso è più consistente, l'altro visibilmente stanco. Una sfida che comunque sta mettendo sempre in evidenza l'eccellenza dei nostri atleti, degli atleti italiani. Prolungato però un po' scomposto, però se abbiamo la relazione anche di Matteo Musarò. Sì, ha provato un spinning back fist, ma quando li tiri così sprechi solo energie. Qualcosa, colpo risolutore, indietro, continua a indietreggiare, non sembra avere lo spunto, continua a prendere colpi, non sembra avere lo spunto per mettere il round a favore suo, continua a essere stanco con 10 secondi è chiuso qua. Deboli sono stati due grandi interpreti di sì, bravi, obiettivamente bravi, però il rosso ha confermato la consistenza maggiore che ha dato subito a vedere dal primo round. Adesso vediamo.
sappiamo naturalmente quale sarà l'esito. Ah certo, non voglio anticipare nulla. Del verdetto. Solo un parere personale. No, no, ma ci mancherebbe altro. Credo che il match, al di là dei valori espressi dei due atleti, abbia espresso meno potenziale rispetto a quello che ci si aspettava alla vigilia, capito? Sì, nel senso del blu si è visto più smaccatamente, è come se fossero stanchi, però ti ripeto, quello potrebbe dipendere che essendo comunque fisici più importanti stanno in forma, specialmente quando il verdetto finale. Giuseppe Eboli, dunque nuovo campione italiano di meno 75 kg. La battuta di Matteo Musaro. Cristo, il vincitore ha coronato il suo avversario.